Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. L'edizione odierna del Mattino ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano, c'è il Sassuolo stasera sulla strada dei cannibali di Spalletti. La logica del momento, a 4 giorni dalla gara di andata con l'Eintracht, consiglia di far uso dei riservisti, di coloro che fino ad adesso sono stati più al riparo rispetto a quelli che hanno occupato la trincea in prima linea. Ma fino a un certo punto, perché Spalletti non rinuncia né a Osimhen, né a Kvara e neppure a Lobotka. Gli intoccabili, nella notte di Reggio Emilia, dove al Mapei Stadium sono stimati all'incirca 10.000 tifosi del Napoli, sparpagliati ovunque nello stadio del Sassuolo. Lascia già il tuo mi piace in questo video, perché è molto importante per te non perdere le ultime notizie dal Napoli che abbiamo pubblicato qui, grazie. Continuando, insomma, il turnover va bene per gli altri, ma non per le stelle del firmamento. D'altronde, metterli in panchina significherebbe dare un segnale sbagliato al resto della tribù. Non gli va di rallentare neppure con 15 punti di vantaggio al tecnico azzurro. E allora, Napoli U2 per modo di dire, scalpitano Juan Jesus, Olivera, Elmas e Politano. Insomma, al massimo saranno 4 i cambi rispetto alla vittoria con la Cremonese. Un dosaggio di forze. Anche tenendo conto che la Champions bussa alla porta, e i fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.